Ciao a tutti amanti dell'Urbex, oggi ci troviamo in Emilia Romagna e siamo venuti ad esplorare questo manicomio. Promette veramente bene, tra l'altro sono in compagnia di Fake Lemon che conosce quasi a memoria questo posto. Direi di non perderci in chiacchiere ed iniziare ad esplorarlo insieme. Andiamo! Eccoci ragazzi, iniziamo subito l'esplorazione di questo manicomio abbandonato, uno dei più conosciuti. Qua troviamo subito degli archivi sicuramente molto molto interessanti, non tanto naturalmente gli archivi ma quanto i documenti in sé che si possono trovare all'interno di questo posto. Qua c'è scritto luogo e data di nascita. Ecco, questo signore, guardate, vediamo se riesco ad inquadrarvelo. Questo signore è nato nel 40. È un manicomio che, da quello che so, offre veramente tanti spunti sia a livello di video ma anche soprattutto a livello fotografico. Diciamo che ci soffermeremo nei punti più interessanti perché ovviamente sono in compagnia di Lemon, come vi ho detto in apertura, lui conosce quasi a memoria le stanze di questo manicomio, quindi ci soffermeremo nelle parti, diciamo, principali. Come potete notare, le condizioni dei locali, dei corridoi, delle stanze più in generale di questo manicomio abbandonato non sono delle migliori. I posti pubblici comunque in generale sono ridotti veramente male proprio perché sono accessibili da chiunque, quindi purtroppo vengono anche ragazzini che spaccano, fanno i graffiti, murales e via discorrendo. Curioso come abbiano attaccato, abbiano infilato questa sedia nei buchi. Bella, al suo perché sinceramente. Questo è un corridoio lungo, lunghissimo, e vedete che, diciamo, ai due lati ci sono le carcasse dei letti. Sono talmente grandi che ovviamente ingombrano anche la parte centrale di questo corridoio. E anche in questa stanza qui troviamo su per giù le stesse cose, carrelli, strutture, scheletri, diciamo, di letti, e lì ci sono delle sedie. Diciamo che comunque fa sempre effetto camminare per i corridoi, le stanze, i locali, le sale dei manicomi abbandonati, perché comunque, come dico spesso, le emozioni che si provano in queste esplorazioni non sempre sono positive. Questo sicuramente è un luogo naturalmente di sofferenza, di solitudine, di angoscia, quindi come vi dicevo e come dico spesso, l'urbex è sempre un mix di è un mix di emozioni che non sempre debbano essere positive, anzi la maggior parte di volte le emozioni che proviamo naturalmente sono negative. Ecco, questo scorcio devo ammettere che è molto bello, e perché comunque si vede, no, la decadenza, e questa penso che fosse una stanza di un paziente. Vedete qua naturalmente una piccola finestrella per vedere fuori, e sì, così sì, questa era una stanza di un paziente. Guardate, qua c'è addirittura una scarpa, vedete? Ecco, qua stiamo uscendo nel giardino. Naturalmente, come è normale che sia, se un giardino non viene curato poi la vegetazione cresce e diciamo che si va a riprendere ciò che è suo. E qua facciamo il primo ritrovamento interessante, ovvero questa sedia a rotelle. Gli manca lo schienale, però beh, molto molto bella. Non è difficile trovare comunque una carrozzina, una sedia a rotelle in un manicomio, però diciamo che questi ritrovamenti fanno capire l'esplorazione che stiamo facendo, meglio la tipologia di struttura che stiamo andando ad esplorare. Immaginatevi qua, no, i pazienti che si mettono tranquillamente a parlare seduti ad un tavolino, seduti su un tavolino con una bella giornata come oggi. Beh, fa sicuramente effetto fare questo balzo all'indietro ed immaginarsi questa scena.
stiamo entrando nella palestra del manicomio. Ma onestamente abbiamo esplorato altri manicomi, ma una palestra non ricordo di averla mai esplorata. Naturalmente sto parlando sempre all'interno del manicomio. Potete vedere i vari attrezzi, no? Che servivano ai pazienti per venire a svagarsi, per la palestra, magari, non lo so, facevano anche la riabilitazione. E qui c'è quello che rimane di un ring dove sicuramente potevano sfogarsi. Penso a prima vista che sia un ring di pugilato, non vorrei dire sì, è un ring di pugilato. Beh, un ring non l'avevo mai trovato, devo essere sincero. Tra l'altro è una cosa a me molto cara, perché ho fatto uno sport da combattimento, quindi a maggior ragione mi fa piacere fare questo tipo di ritrovamento in un luogo abbandonato, all'interno di un manicomio abbandonato. Comunque voi immaginate, no? La palestra viva, nel senso dei pazienti che venivano qui a svagarsi durante le ore naturalmente di permesso e venivano ad allenarsi, a sfogare la loro malinconia. Beh, una palestra onestamente in un manicomio abbandonato, come dicevo poc'anzi, non mi era mai capitata, e sicuramente il fiore all'occhiello di questa stanza, di questa palestra, è il ring. Purtroppo non ci sono le corde, comunque a prima vista naturalmente si capisce cosa stiamo andando ad inquadrare. Bello, bello, molto molto bello questo ring, devo ammettere. Allora, lasciamoci alle spalle la palestra del manicomio abbandonato, che onestamente mi è piaciuta molto, perché non avevo mai visto una palestra in un manicomio abbandonato, ma soprattutto mi è piaciuto ritrovare il ring, come vi dicevo prima, una cosa a me molto cara, perché ho praticato uno sport da combattimento. Qua vediamo una carrozzina, un letto da ostetricia. Tra l'altro Lemon mi ha detto che il manicomio, diciamo, non poteva avere contatti esterni, e quindi mi ha detto che c'è il letto di ostetricia, perché naturalmente, non potendo avere contatti col mondo esterno, tutte le cose venivano fatte all'interno del manicomio. Quindi donne incinta partorivano all'interno del manicomio e potevano anche abortire. E qui alla mia sinistra invece, secondo me questa è stata spostata, una cyclette. Diciamo che non è neanche conservata malaccio, si vede naturalmente che è datata, perché adesso le fanno tutte col display, quindi questa penso abbia almeno un 20-30 anni, se non addirittura di più. Comunque devo ammettere che questo manicomio mi sta molto molto piacendo. Tra l'altro siamo ancora all'inizio di questa esplorazione, quindi speriamo che poi il livello di questo manicomio abbandonato e di conseguenza di questa esplorazione vada man mano a crescere. Allora ragazzi, stiamo andando penso al primo piano, non so quanti piani ci siano, e adesso vediamo cosa potrà offrire questo primo piano di questo manicomio abbandonato. Qua inizia ad esserci più luce, infatti ovviamente non ho acceso il faro, perché vedete, oggi è una bella giornata, quindi sarebbe anche inutile. Tra l'altro ecco, guardate fuori, vedete come naturalmente la vegetazione man mano stia inghiottendo la struttura di questo manicomio. Comunque adesso direi di andare insieme ad esplorare questo piano. Non abbiamo fatto il sopralluogo, quindi diciamo che tutto quello che ritroveremo sarà, qualora ci fossero, delle sorprese anche per noi. Allora, Lemon mi ha raccontato che una volta questa stanza non era così, o meglio, c'era il muro. Cioè, guardate il muro adesso, secondo me, e anche secondo lui, è stato letteralmente buttato a terra dai vandali, e vedete che lì ci sono le carcasse dei letti, quindi questa era a tutti gli effetti una stanza. Immaginatevi, con il muro ancora diciamo al suo posto, faceva un certo effetto. Così purtroppo l'effetto suggestivo del manicomio perde, e sfortunatamente anche noi del mondo urbex abbiamo a che fare con gente idiota, per la maggior parte ragazzini che vengono a devastare il posto, e onestamente non capisco il perché ci si potrebbe tranquillamente divertire in altri modi. Peccato, peccato, perché sicuramente
è una stanza che aveva che faceva la sua bella figura. Comunque voglio far notare che nonostante il muro non ci sia più, con la luce che filtra, l'abbandono che si vede, i letti, il colpo d'occhio è comunque molto molto suggestivo. Qua ragazzi c'è un altro ritrovamento molto molto interessante, questa sedia che sicuramente serviva a visitare i pazienti del manicomio. Non so a cosa servisse, a che visita specialistica servisse un controllo di routine, però fa comunque la sua bella figura, anche perché è posizionata proprio in mezzo a questo lunghissimo corridoio. Beh, io penso che anche uno dovesse vedere solo questa inquadratura, capirebbe subito che ci troviamo in un ospedale psichiatrico. E tra l'altro a me questi corridoi lunghissimi, con le porte alcune chiuse, alcune aperte, alcune semichiuse, mi piacciono davvero molto. Poi sono di questo color rosso e non sono neanche messe malaccio, se ci fate caso. Mi volto perché noi siamo arrivati da lì. Io, devo essere sincero, mi sono letteralmente perso, meno male che Fake Lemon ci sta accompagnando, ci sta facendo fare questo tour in questo manicomio abbandonato, perché io veramente, non conoscendolo, mi sono letteralmente perso tra i corridoi e le stanze di questo manicomio. E come dico spesso, camminare per le stanze, per i corridoi, per i locali di un manicomio abbandonato, andrò controcorrente, perché vi parlavo prima delle emozioni, ma mi mette tanta tanta serenità. E poi onestamente questi scorci mi piacciono veramente veramente tantissimo. La porta di questo appunto color rosso, dei divanetti che sono posizionati ai lati, vedete, e poi la luce che filtra con la decadenza che si fa notare. Veramente stupendo questo scorcio, ragazzi. Ecco, vedete come in alcune stanze ci siano delle cianfrusaglie buttate lì a caso. Adesso vi voglio portare a far vedere un murales che va molto, soprattutto per i fotografi, perché eccolo qua. Guardate, è veramente inquietante questo uomo zombie, non saprei neanche descriverlo, che l'hanno disegnato sopra al lavandino. Tra l'altro per terra ogni tanto faccio rumore perché, come vedete, naturalmente sono sopravvissute pochissime finestre, e a terra ci sono i cocci di vetro, quindi qualora sentiate rumori strani è perché cammino sul vetro. Sono molto contento, soprattutto perché oggi, stranamente, stiamo registrando il video in pieno novembre, quindi oggi c'è una bellissima giornata e quindi le riprese vengono nettamente meglio. Adesso vi porto a vedere una bella chicchetta che mi ha segnalato Lemon, che oggi mi accompagna in questa esplorazione, la sala del barbiere. Veramente stupenda. Guardate, ecco qui la gemella della poltrona che abbiamo visto prima. Ecco, non serviva fare le visite, ma a quanto pare serviva proprio qua nella stanza dei parrucchieri, diciamo, dove naturalmente i pazienti potevano darsi una regolata alla barba, ai capelli. Bello, bello, onestamente non avevo mai visto prima d'ora una stanza da barbiere in nessun'altra villa, cioè in nessun altro, per meglio dire, luogo abbandonato. Quindi siamo sulla strada, come potrete immaginare dal rumore. Quindi questo scorcio, devo ammettere che mi piace particolarmente. Tra l'altro guardate, vedete, i lavandini con naturalmente le ragnatele, no? Perché il posto, come vi dicevo prima, è abbandonato da tanti anni e gli specchi naturalmente sono andati in frantumi. Adesso ragazzi, puntiamo a scendere perché vedete che ci troviamo al primo piano, come vi dicevo prima. Adesso il nostro obiettivo è scendere, diciamo, nella parte principale che secondo me offre tantissimo.
tanti spunti, guardatela in fondo, non so se le vedete, le carrozzine. Quindi adesso dobbiamo scendere ed esplorare questa parte qua. Adesso ci rechiamo nella parte che vi ho inquadrato poc'anzi. Queste, mi diceva Lemon, che sono le, diciamo, le travi per non far suicidare i pazienti, perché naturalmente magari si buttavano al piano di sotto, e quindi naturalmente, essendoci queste, uno non è che potesse scavalcare e buttarsi. Queste, va detto Lemon, che sono proprio per evitare che i pazienti si suicidassero. Anche questo, onestamente, mi è nuovo, non l'avevo mai visto in un manicomio abbandonato. Maledetto il signore che sta usando lo strumento di lavoro, penso la ledimetrice, che spero che mi si senta. Beh ragazzi, scendiamo, direi, al piano di sotto. Ok ragazzi, finalmente siamo scesi, diciamo, nella parte principale. Naturalmente non entro nelle stanze perché c'è Lemon che spero mi fermi qualora dovesse esserci qualcosa di interessante. Alcuni graffiti poi sono altrettanto belli, ecco, queste scritte qua che vanno a rovinare il posto non mi piacciono, neanche questi, però da una parte questi li posso capire, perché comunque secondo me nel bene o nel male si tratta di arte, mentre le scritte, come vi dicevo prima, solo per imbrattare, ecco, queste mi danno parecchio fastidio. Guardate invece il disegno che hanno appunto disegnato, scusatemi il gioco di parole, su questa porta, bellissimo, bellissimo. Tra l'altro questa porta qua l'avevo già vista in parecchie foto di altri miei colleghi, molto molto bella. Ecco, come vi dicevo prima, non fraintendetemi, ma questi disegni, che vanno secondo me anche ad aggiungere qualcosina in più al posto, mi piacciono veramente veramente moltissimo. Ecco, guardate questa stanza qua. Io veramente sarei curioso di sapere cosa ci potesse essere qua dentro. Magari c'erano, era una sorta di guardaroba, no? Dove tenevano gli asciugamani. Non mi sembra onestamente un mobilio da archivi, però non si sa mai. Io, signori, mi sono letteralmente perso fra le stanze di questa struttura che è enorme, e adesso arriviamo ad uno scorcio molto molto interessante. Cavolo, guardate qua, secondo me ci troviamo quasi in una sorta di chiesa, poi magari Lemon mi smentirà. Molto bello, molto bello questo scorcio, i calcinacci che stanno venendo via, e ho capito dove siamo. Forse ci troviamo nell'angolo più conosciuto di questo manicomio, perché tutti hanno fotografato questa porta qua, che onestamente è veramente molto molto bella. Purtroppo alcune parti di vetrata sono state rotte. Era sicuramente molto interessante, perché vedete che ci sono vari colori, quindi con la luce che filtra rende il tutto molto più suggestivo. E qui hanno posizionato tre carrozzine e una poltrona appunto dietro la porta. Molto molto bello questo scorcio. Vi voglio portare in questa stanza perché vorrei capire insieme a voi che stanza potesse essere, no? L'utilizzo, magari adesso Lemon, qualora lo sapesse, spero venga in mio aiuto, perché qua ci sono, vedete, ci sono tante poltrone in questa stanza, ce n'è anche una alla mia destra, e poi ci sono questi vestiti, questo cappotto, vedete, che secondo me è da donna. Ecco, mi piacerebbe sapere che stanza potesse essere. Qua ci sono dei libri in Viterbo, Assisi. Naturalmente non ci troviamo in quelle zone, perché vi ho detto che stiamo esplorando un manicomio abbandonato in Emilia Romagna. E poi lì c'è una scala a chiocciola che va su questo soppalco qua. Molto bello, tra l'altro, il murales della farfalla, molto molto suggestivo. Adesso vi sto portando ancora in un'altra stanza famosissima di questo manicomio. Famosissima non intendo che ci sia così troppa roba e che di conseguenza venga fotografata e immortalata, però vedete, questi scorci, come li chiamo io, sono molto molto belli e suggestivi, soprattutto il lettino con un disegno carino fatto sul muro. Tra l'altro Lemon mi ha detto che ci sono ancora delle provette, sì, ecco qua, le provette, vedete,
Devo ammettere che questo manicomio, allora c'è roba, naturalmente non sarà mai come una delle ville che esploriamo noi, però mi sta piacendo perché onestamente questi angoli di urbex, questi angoli di abbandono mi piacciono particolarmente e poi secondo me il fiore all'occhiello, almeno di questa parte, è questo scorcio qui con le sedie a rotelle, la poltrona e la vetrata che è veramente veramente super. Allora, diciamo che ci troviamo nella parte che regala più angoli conosciuti di questo manicomio. Non a caso vi sto inquadrando queste sedie. Mi sono bloccato perché ho sentito parlare dietro di me. E poi anche questo murales con la sedia a rotelle, o meglio, quello che ne resta, è un angolo veramente molto molto conosciuto di questo manicomio e sfido chiunque a non aver visto almeno una volta questa foto scattata ad esempio da altri colleghi urbexer come noi. Come vi dicevo, mi sta piacendo questo manicomio, guardate la quantità di roba accatastata o per meglio dire buttata in questo corridoio e la quantità enorme di documenti che si possono trovare a terra. Naturalmente qua secondo me neanche 20 anni bastano per leggerli tutti, però in effetti così tanti documenti in un manicomio non li avevamo mai trovati e fa sempre piacere che nel bene o nel male, anche se siano stati buttati a terra, ci sono ed è sicuramente un bene da quel punto di vista. Siamo in compagnia dei nostri amati, amici, anzi amicissimi direi, piccioni, eccolo lì uno, ma anche strutturalmente io, come vi ho detto prima, amo questi spazi aperti e guardate il bar, che bello, con la luce che filtra, lì c'è anche inciso qualcosa, Maria Luigia, fondatrice di questo stabilimento militare e benefattrice, quindi sappiamo anche chi fondò a quanto pare questo manicomio. Ma guardate il bar, che bello, ve ne avevo inquadrato prima un altro, avevo fatto solo una ripresa in muto, ecco questo si capisce a maggior ragione che si tratta di un bar. Tra l'altro con la lapide molto molto bella, molto molto bella anche, molto molto bello, scusatemi, anche il disegno che hanno fatto là dietro. Mi sta piacendo questo manicomio, devo essere sincero con voi ragazzi, anzi poi fatemi sapere assolutissimamente cosa ne pensate voi nei commenti. Naturalmente come sempre daremo un voto finale, no? Alla nostra esplorazione, come succede, come accade per tutte. Fatemi sapere soprattutto se siete d'accordo con il punteggio che assegniamo noi all'esplorazione, perché naturalmente sono gusti soggettivi, quindi magari può essere che un'esplorazione per noi sia da 5 e poi per voi valga 10 e quindi ovviamente ci teniamo a sapere la vostra opinione, naturalmente sempre con rispetto e pacatezza. Amanti dell'urbex, anche questa esplorazione all'interno di questo manicomio abbandonato è giunta al termine. Che dire, a me onestamente non è un'esplorazione che mi è dispiaciuta, sicuramente non è una villa, le magiche ed arredatissime ville che esploriamo noi. Devo ammettere però che non mi è dispiaciuto stare all'interno di questo manicomio. Come avrete visto, ci sono tanti angoli interessanti, la vetrata con le sedie a rotelle e quello secondo me è lo scorcio più bello del manicomio. Proprio per questo abbiamo deciso di assegnare a questa nostra esplorazione 6 punti urbex. Come sempre vi ricordo di seguire
seguirci su tutti i nostri social che trovate qua sotto in descrizione, Facebook, Instagram. Iscrivetevi al canale YouTube ed attivate la campanella delle notifiche, perché ogni domenica alle 15 e ogni mercoledì alle 18 esce un video targato Urbex MJ. Io a questo punto dall'Emilia Romagna vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto e vi do appuntamento a domenica prossima. Ciao!